Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, il programma televisivo è nato nel settembre del 1996 come versione adulta del precedente talk show della De Filippi Amici, mentre all'interno di quel programma si discuteva, infatti, di problemi e tematiche giovanili in un contesto televisivo che dava spazio alle opinioni dei ragazzi. Uomini e donne è stato ideato inizialmente come un luogo dove le persone adulte potevano confrontarsi e dibattere su determinate tematiche nella tradizionale divisione fra uomini e donne. A partire dal gennaio del 2001 il programma, pur mantenendo lo stesso titolo, ha assunto un format completamente diverso, divenendo un programma per incontri finalizzato a dare la possibilità di instaurare nuove relazioni sentimentali. Il cavaliere in questione ha picchiato una delle collaboratrici di Uomini e Donne. La reazione di Maria, quando scoprì l'accaduto, fu categorica. L'accusa di aggressione fu lanciata dall'opinionista Gianni Sperti, che esplose in diretta TV. È un uomo che racconta solo palle. Controllati anche fuori, con le illazioni. Fuori, Giambattista ha aggredito una tua collaboratrice. L'ha spintonata e ha detto mi avete rotto i coglioni. E ha detto pure che facciamo tutto per audience. Se non è vero, mi licenzio. Dopo queste parole, Maria De Filippi, che è rimasta letteralmente di stucco, senza sentire altri pareri, fa allontanare immediatamente il corteggiatore dallo studio. Una volta fatto uscire, Maria chiede spiegazioni alla diretta interessata. Ho invitato Giambattista a rientrare nel box più volte. È nelle regole della produzione. Ho cercato di calmarlo, ma non è stato possibile. Gli ho spiegato che ero della produzione. Forse non si è reso conto che nel buttare giù la porta, mi ha dato una botta. Il racconto della donna ha lasciato basita la conduttrice, tanto che all'uomo è stato cacciato di forza dal programma. Da quel momento di Giambattista, si sono perse definitivamente le tracce.